Ecco, ringraziamo Carlo Smuraglia per questa sua interessantissima introduzione. Darei allora la parola a Nando Dalla Chiesa per il suo intervento. L'intervento di Carlo Smuraglia è un intervento che pone secondo me la questione vera, e cioè il rapporto che esiste tra la Costituzione e lo spirito della Costituzione. Perché i principi sono sulla carta, bisogna vedere se quei principi che sono messi su una carta sono principi in cui si crede, esprimono delle parole che hanno un peso vincolante, morale, per coloro che sono chiamati a rispettarli, o sono delle parole vuote. In questo momento c'è un dibattito che secondo me esprime benissimo questo problema, ed è quello delle carte dei principi delle imprese. C'è la discussione sulla responsabilità sociale di impresa, molte imprese tendono a dotarsi di carte etiche, di carte dei principi, la loro reputazione sociale, i loro comportamenti molto spesso sono del tutto lontani da quello che viene sancito e quello che viene trascritto nelle carte che voi trovate sui siti. Imprese che sono coinvolte in grandi scandali hanno dei principi e denunciano dei principi pubblicamente che sono totalmente diversi da quelli che si trovano nei loro comportamenti. Dunque esiste una carta ed esiste uno spirito. Lo spirito con cui è stata scritta quella carta è distante da quella carta, ma questo si trova anche nelle Costituzioni. La Costituzione sovietica non era una brutta Costituzione, ma lo spirito con cui era stata scritta era lo spirito di un totalitarismo. E quindi anche quando erano indicate delle parole che richiamavano a diritti e a principi di democrazia, quelle parole non erano pensate come parole vincolanti per coloro che avrebbero detenuto il potere e avrebbero dovuto realizzare o attuare, difendere e presidiare quella Costituzione. C'è il divario tra le parole e lo spirito. Quando noi ci interroghiamo sulla forza di questa Costituzione, non dobbiamo pensare tanto all'adeguatezza delle cose che vi sono scritte, oppure sulla assenza di cose importanti che vi dovrebbero essere scritte. Come sa Carlo Smuraglia, io penso che non ci siano delle cose che sarebbe importante trovare scritte oggi, a distanza di 70 anni, con epoche completamente cambiate, in cui non c'era il problema della sostenibilità ambientale, in cui non c'era il problema, non era ancora stata concepita la televisione, e quindi il tema dell'informazione era vissuto in modo completamente diverso. Non c'erano i diritti di quarta generazione, possiamo pensare, secondo me mancano delle cose in quella Costituzione, però quello che viene osservato è che se c'è lo spirito della Costituzione che aiuta colui che deve interpretare la Costituzione di fronte a delle fattispecie specifiche, lo spirito della Costituzione aiuta a trovare il modo di rispettare il senso della Costituzione pur di fronte a problemi che la Costituzione esplicitamente non affronta, e questo è molto importante. È la stessa ragione per cui ci sono delle leggi, ma poi c'è una giurisprudenza. La giurisprudenza aiuta, in assenza di leggi, a costruire uno spirito di legalità che va oltre i confini che vengono esplicitamente designati dalle leggi. Credo che noi abbiamo questo problema di chiederci oggi chi presidia la Costituzione. Chi la presidia? La Corte Costituzionale? Il Parlamento, il Governo, le magistrature, i cittadini, tutti dovrebbero concorrere a presidiare la Costituzione, ma la risposta secondo me fondamentale è che la Costituzione la presidia lo spirito della Costituzione. L'unico che può ergersi a garanzia di quella Costituzione. Se nel Paese c'è quel soffio che è passato in un periodo molto stretto, io sono d'accordo con chi sostiene che oggi quella Costituzione non verrebbe riscritta.
ma non perché è ritenuta inadeguata, è ritenuta arretrata, perché è ritenuta inconciliabile proprio con lo spirito dei tempi. Lì un soffio magico passò in un biennio dentro il paese, avendo alle spalle sofferenze inaudite, avendo alle spalle grandi speranze, sorretto da una classe dirigente che sapeva vedere lontano, che voleva che il paese non ricadesse più nelle trappole in cui era finito anche l'insieme delle esperienze delle democrazie europee, dittatori eletti con il libero voto dei cittadini, non diventati dittatori in forza di un colpo di mano, sulla base di libere elezioni, che potevano fare i dittatori perché non erano stati previsti degli argini, dei bilanciamenti, dei sistemi di contrappesi che impedissero a una persona eletta liberamente di trasformarsi in portatore di autoritarismo. Questa preoccupazione è nettissima e io devo dire che l'ho imparata non facendo diritto costituzionale, ma l'ho imparata in Parlamento, dove mi rendevo conto della grandezza dei legislatori, dei costituenti, che avevano pensato passo passo i momenti attraverso cui sarebbe stato possibile menomare lo spirito di democrazia di un paese. E per questo avevano predisposto un insieme di contrappesi, pensati organicamente, sistematicamente, per questo non si può dire la prima, la seconda parte della Costituzione, sono pensati insieme, insieme sono pensati, per garantire la qualità della democrazia. Il paese non doveva più conoscere la negazione della democrazia, la democrazia non doveva più correre dei problemi. Questo era lo spirito magico che è passato in quegli anni. Poi qualcosa si è rotto, molto velocemente, e si è rotto anche con il 47, quando non c'è stata più l'unione dei partiti che avevano fatto la Costituzione. È stato un paradosso della storia, la Costituzione veniva, che aveva quello spirito fondativo, venne approvata da un sistema politico che si era già spaccato e che attraverso questa spaccatura avrebbe reso meno pregnanti sia i diritti sia i doveri. Perché i diritti e i doveri sarebbero stati più o meno pesanti, più o meno importanti, più o meno meritevoli di essere difesi in relazione alla parte politica che ne avesse richiesto l'attuazione o che ne avesse manomesso l'esercizio. Una dimostrazione, per parlare di legalità, è che per decenni gli antimafiosi erano i comunisti. Adesso ti ripeto spesso, ma perché l'antimafioso doveva essere per definizione comunista? Se non perché si era deciso che determinati modelli di comportamento potevano essere accettati dal sistema e soltanto coloro che stavano al di fuori del sistema definito a partire da quella rottura potevano contrapporsi a quei comportamenti. Perché persone che non erano comuniste venivano designate come comuniste? Perché antimafiose? Questo c'è ancora, non so perché stiamo facendo una ricerca sull'educazione alla legalità nella scuola italiana, ancora nelle fotografie dei funerali di Pio La Torre. Ancora allora si pensava che gli antimafiosi fossero i comunisti. Naturalmente questo significava riconoscere a un partito un merito particolare, ma contemporaneamente espellere la lotta contro la mafia dal novero dei doveri dei cittadini italiani. Perché se si fossero assunti quella responsabilità si sarebbero immediatamente caricati un'etichetta politica considerata sovversiva. E questo fa parte della contraddizione che a un certo punto si forma tra lo spirito della Costituzione e lo spirito di fatto, lo spirito che sarebbe stato chiamato a tutelare la Costituzione e che non la tutela, che è lo spirito del potere, che per tanti aspetti non è lo spirito della Costituzione,
Tant'è vero che la stessa Corte Costituzionale ci mette del tempo ad essere varata, tant'è vero che le regioni ci mettono ancora più tempo ad essere varate e che tanti diritti che sono previsti come vincolanti non vengono attuati o si ritiene che possano non essere attuati. Ha ragione Smuraglia a dire la parola etica nella Costituzione, io questo non l'ho fatto questo studio, ma ho fatto lo studio sulla parola rispetto. Non c'è. Eppure il filo con cui è cucita quella Costituzione è il rispetto, è il principio del rispetto. È il rispetto verso i propri doveri, è il rispetto verso la democrazia, è il rispetto verso l'ambiente, è il rispetto verso le future generazioni. Questa è una Costituzione pensata per il futuro. Ma la politica, lo spirito, diciamo, di governo della cosa pubblica è uno spirito che pensa al presente. Non uno spirito che pensi al futuro. La Costituzione pensa al futuro perché c'è un paese da rifondare, perché c'è un destino comune che si sta formando. C'è una frattura con il passato. Non c'è il presente, c'è passato e futuro. Il futuro lo stiamo fondando. La parola rispetto... rispetto per le nuove generazioni, rispetto per le istituzioni, quella disciplina e onore, che cos'altro è se non l'intimazione al funzionario pubblico di sentire come propria questa dimensione del rispetto nei confronti di tutti i suoi interlocutori e prima di tutto nei confronti delle istituzioni che sta rappresentando. Ma non c'è la parola, perché fa parte dello spirito della Costituzione. Ora, provo a fare un esempio, perché c'è la parola rispetto? Io non l'ho trovata. Cosa dice? Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto alla persona. Non è molto, non credo che ce ne siano tanti, io li ho guardati tutti. Dimmi. No, se ce ne sono altre, ma... non rispetto a questo. Allora, credo che il... adesso troveremo anche la parola etica, magari. No, c'è nessuna parola che comincia per te. Io credo che quando si dice facciamo delle proposte... io ho pensato a lungo a quale potrebbe essere una proposta capace di difendere lo spirito della Costituzione e di difendere la lettera della Costituzione e di garantire l'attuazione di certe parti della Costituzione, ed è la lotta all'evasione fiscale. Perché la lotta all'evasione fiscale è una premessa per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini più bisognosi, per evitare le sperequazioni che vengono legittimate attraverso dei documenti formali. Ricordo una volta che ero in una commissione, allora insegnavo in Bocconi, per il riconoscimento di determinate prerogative, di determinate forme di assistenza per gli studenti, ed era scandaloso quello che ci passava sotto gli occhi in base alle dichiarazioni dei redditi. Noi non riuscimmo a dare nulla, lo ricordo bene quella notte, nulla al figlio di un appuntato dei carabinieri di una maestra elementare, perché era troppo ricco. Perché era troppo ricco in base alle dichiarazioni dei redditi che venivano presentate da figli di commercianti, di professionisti che avevano anche l'auto fuori dall'università. E guardate che non si può fare nulla, perché fa fede quello che è stato scritto. Lì in quel caso c'era un direttore che si assumeva delle responsabilità, che faceva le indagini sulle condizioni effettive di bisogno degli studenti, ma in base alle norme regionali bisogna attenersi, che sono quelle che fanno legge, bisogna attenersi a quello che è scritto nei documenti ufficiali. In base alle dichiarazioni dei redditi, noi abbiamo diritto a mandare i nostri figli in un asilo pubblico o no? Abbiamo la possibilità di mandare uno studente all'università assistito dallo Stato o no?
abbiamo la possibilità di godere di un determinato ticket o no. I nostri diritti vengono regolati dalla dichiarazione dei redditi. Io propongo che ci sia come primo impegno, se vogliamo attuare la Costituzione, una lotta contro l'evasione fiscale che porti a redistribuire redditi, risorse dello Stato nei confronti dei propri cittadini a partire dalle condizioni effettive di vita di quei cittadini. Non è una cosa così pazzesca. È pazzesca la situazione in cui il Paese è terminato, ma qui c'è il problema. Perché ci sono quelle dichiarazioni dei redditi? Argomento di riflessione, lo spirito della Costituzione si fonda anche sulla responsabilità della firma. Noi potremmo costruire una letteratura sulla firma, sul potere di firma, che viene, che ti dà la possibilità di, attraverso una decisione che nessuno può contestarti, a meno che non ci sia un'azione penale, ma è molto complicato che ci sia, e attraverso la quale tu stabilisci delle condizioni di privilegio per persone che non ne hanno diritto, oppure stabilisci delle condizioni di bisogno o anche delle condizioni in qualche caso offensive della tua dignità, o addirittura restrittive della tua libertà, a partire da quello che viene affermato, a partire da quello che viene scritto. Il potere di firma non viene mai discusso, eppure è una delle cose più importanti. Il medico che con una perizia stabilisce che, visto che parliamo di legalità, parliamo in tutti i sensi, che un imputato di camorra è affetto da una determinata patologia e quindi consente di metterlo fuori dal carcere, consente di mandarlo agli arresti domiciliari, gli consente di scappare, gli consente di andare a uccidere 18 persone perché è stato stabilito attraverso quella firma che fosse cieco, ma cieco non era, che cosa paga? Ha firmato, è l'oculista, è l'oculista di una pregiata clinica pavese. Che cosa fa? È colui che firma, per esempio, che la persona che in questo momento sta visitando è necessita di un'operazione di questo e di quest'altro tipo, che viene praticata soltanto nella clinica con cui lui ha dei rapporti di interesse. È attraverso questa decisione che può essere evitata. Compromette l'integrità fisica della persona alla quale prescrive quel tipo di operazione e mette una firma e stabilisce che quella è l'operazione che deve essere fatta. Che cosa paga? E l'insegnante, il professore universitario che attraverso la sua firma dà un voto, giudica in un certo modo un esame o una tesi di laurea, mettendo in condizione progressivamente lo studente di uscire dall'università con un punteggio o con un altro che poi influirà sull'andamento di un suo concorso. Che cosa paga? E colui che firma, per esempio, il verbale, il resoconto verbale dell'aula della Camera dei Deputati, falsificandolo, perché non emerga davanti, non solo davanti ai posteri, ma davanti a coloro che vedranno quegli atti 2 ore dopo. L'ho visto, cose sentite da me in aula che non c'erano nel verbale stenografico. Che cosa paga? La firma. Ecco, io penso che noi dovremmo fare una discussione, perché pensiamo a un paese in cui la Costituzione funziona in base all'esercizio di una pluralità di ruoli che sono intessuti tra di loro, dove il titolare di ciascuno di questi ruoli mette la sua firma e la mette tante volte al giorno con il più alto senso di responsabilità. Certo che può sbagliare, ma lo sbaglio deve essere il frutto di una macerazione interiore, di una valutazione che non è stata la più corretta possibile, pur cercando di essere la più corretta possibile. La firma,
il potere di firma. Io consegno a voi questo tema, la firma e la Costituzione. È solo la scuola, ma è anche l'università, perché è l'università che si impara la deontologia e l'etica professionale, che è una cosa diversa dalla legalità che si insegna nelle scuole. E per questo stiamo cercando di fare di tutto in università, perché si affermi questo principio. L'università non è fuori da questa discussione. Deve insegnare al medico, all'avvocato, all'architetto, al funzionario di banca, al dirigente aziendale, al notaio, che l'etica non è un optional per la cultura professionale, ma è parte integrante e la esalta la cultura professionale. E se questo piano si riesce a organizzare e a realizzare, la nostra Costituzione sta meglio. Grazie.